Si chiama Puglia Taste Experience ed è uno dei numerosi appuntamenti fuori salone organizzati nell'ambito del Vinitaly di Verona, 56esima edizione. Naturalmente l'appuntamento qui all'interno di Castelvecchio, fuori dalla Fiera di Verona, ha come tema il pescato, il comparto ittico che incontra i vini, le eccellenze della Puglia, in un connubio che può essere ed è di fatto un grande valore, punto di forza della terra di Puglia. E sono davvero tantissime le presenze qui a Castelvecchio a Verona, tantissime le voci che abbiamo raccolto proprio per focalizzarci sul tema della pesca, valore aggiunto della Puglia, in che modo, e naturalmente il connubio con i vini pugliesi. Sentiamo. C'è ancora un potenziale inespresso in questi quasi 1000 chilometri di costa che vanta la Puglia. Sì, 940 sembra che siano. Potenziale inespresso ce n'è tanto, perché sono 940 chilometri ricchi di sorprese, ricchi di valore, ricchi di biodiversità, e chiaramente il nostro diciamo impegno come regione, amministrazione regionale, è quella di tutelare e di valorizzare, di fare di tutto perché le politiche diano piena concretezza a questo valore e a questa bellezza. Il mare ha una potenzialità che al momento noi percepiamo solo come luogo per la fornitura del prodotto della pesca o per l'acquacoltura. In realtà c'è un'economia che può ruotare intorno al mare, la cosiddetta blue economy. Dobbiamo leggere la risorsa mare in maniera innovativa, quindi la dobbiamo guardare in maniera nuova, e quindi le potenzialità che il nuovo sguardo che daremo a questa risorsa ci porterà, io ritengo che sia enorme, cioè una grande potenzialità. Il ruolo dell'università e soprattutto quello della ricerca per lo sviluppo di questo settore, che per la Puglia è fondamentale. Un settore che sta anche crescendo grazie alla collaborazione con l'università. Io ho sempre sostenuto che la ricerca è al centro, come la formazione alla ricerca, per cui tutti i rapporti che noi abbiamo sono basati su questo: formare le mentalità delle aziende, piccole o grandi, a sfruttare al massimo la ricerca. Noi ci diamo la nostra mano. Benvenuti in un paradiso per gli amanti del pesce fresco e dei sapori autentici. La Puglia contribuisce al 12,5% del pescato italiano, testimoniando la nostra passione e dedizione per la pesca sostenibile. È chiaro che il lavoro da fare è promuovere tanto. Abbiamo la certezza che senza promozione non riusciamo a portare quel valore aggiunto di cui hanno bisogno i nostri prodotti, e poter legare, come facciamo in questa occasione, quello che è il frutto del mare con i frutti della nostra terra, sicuramente danno più valore a una Puglia che è già riconosciuta a livello internazionale per prodotti di qualità. Proprio attraverso questi percorsi che possiamo ovviamente rilanciare il consumo dei prodotti pugliesi, anche perché, vista l'attrattività che la Puglia ha nel turismo in questi ultimi anni, fortunatamente quel turismo viene per provare le esperienze pugliesi, e tra le esperienze pugliesi al primo posto c'è sicuramente il cibo. E la serata si è conclusa in bellezza e in bontà con ottime degustazioni del pescato pugliese e degustazioni naturalmente dei vini della terra di Puglia. Connubio perfetto per concludere la serata.